Ciao, il sintomo è la metafora della causa. Il sintomo non è la causa, è l'effetto, ma rappresenta la causa che l'ha prodotto in chiave metaforica. Quindi il nostro corpo comunica, comunica non soltanto attraverso la comunicazione non verbale, ma comunica anche attraverso i sintomi, siano di natura fisica, di natura mentale, di qualunque natura. E ci rappresentano simbolicamente ciò che li ha prodotti, ci rappresentano simbolicamente la causa. E ovviamente quando si manifesta questo sintomo, che prima parte da un momento energetico, significa che non siamo stati in grado di prendere per tempo la causa e di andare a modificare. Allora ci arriva questa ulteriore informazione. Ci sono casi in cui di persone, ad esempio in coma, si sono risvegliate, le davano per spacciate perché sono riuscite a comprendere l'origine della loro malattia e questo le ha liberate dalla malattia stessa. Quindi, quando abbiamo qualche cosa, anche un malessere, semplicemente un malessere, rappresenta qualche cosa. Se noi riusciamo a riconoscere l'origine, ciò che rappresenta metaforicamente, automaticamente riusciamo a liberarcene, riusciamo a venirne fuori, riusciamo a superarlo. Quindi non vediamo solo come nemici da combattere i sintomi, ma vediamoli anche come delle informazioni. Informazioni che ci arrivano e che ci permettono di elaborarli, di superarli, facendo ovviamente giustamente tutte le cure necessarie del caso, questo è ovvio, ma andando a comprendere anche la causa originaria, perché in questo modo andremo a sradicare la radice, andremo non soltanto a estirpare la pianticella che poi magari si riforma, andremo proprio a eliminare la causa radice. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!